Benvenuti al Castello di Rivoli. Un importante accordo siglato dal Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea e dalla Fondazione Francesco Federico Cerutti per l'Arte conferisce al primo museo dell'arte contemporanea italiana la cura, lo studio, la valorizzazione e la gestione di una straordinaria collezione sconosciuta ai più, restituendo in tal modo alla collettività un patrimonio inestimabile, frutto della vita discreta e riservata di Francesco Federico Cerutti, imprenditore e collezionista, scomparso nel 2015 all'età di 93 anni. Desidero passare la parola a Daniela Formento, già presidente del Castello di Rivoli. Buongiorno a tutti. È curioso avere qui un ex presidente, ma io non sono più presidente da una settimana, però sono contenta di essere comunque presente perché ho seguito insieme a Caroline, ho dato un piccolo contributo a Caroline nella realizzazione di questo progetto che oggi viene presentato, e quindi questo mi fa particolarmente piacere. Oltretutto, quando abbiamo fatto gli inviti, quando abbiamo mandato gli inviti, ero ancora presidente, quindi ho firmato io gli inviti, per cui era abbastanza normale che fossi qua a darvi il benvenuto, a salutarvi, a dire che a tutti voi che io sono stata veramente molto fiera e onorata di essere stata presidente di Rivoli per 2 anni e mezzo. Sono anche contenta adesso di potermi ritirare e di potermi godere appieno la mia pensione e di lasciare il posto al nuovo presidente che interverrà adesso, che è qui con noi, l'ingegnere Alberto Tazzetti, che più che degnamente mi sostituirà e porterà avanti l'impegno sul Castello di Rivoli in collaborazione col direttore e con i soci del Castello. Grazie. Passo la parola al presidente, l'ingegnere Alberto Tazzetti. Grazie Caroline, buongiorno a tutti voi. Io sono tendenzialmente per carattere avaro di parole, quindi cercherò di farmi misurare poi a fine del mandato sui fatti, ma però voglio ringraziare inizialmente in questo primo giorno la presidente Formento che ha appena lasciato l'incarico, per il lavoro svolto, per il perfezionamento di questo accordo con la Fondazione Cerutti, che darà certamente un grande impulso alle attività del Castello e che insieme alla direttrice cercheremo di valorizzare con ogni sforzo. Voglio anche ringraziare l'assessore Parigi che ha pensato alla mia persona, e quindi il mio impegno glielo assicuro per ottenere i migliori risultati per il successo del Castello di Rivoli, un'eccellenza del nostro territorio, sicuramente di grande notorietà anche nel mondo dell'arte contemporanea, e che con la direzione della Caroline raggiungerà ulteriori successi proprio anche in virtù di questo accordo che oggi viene annunciato. Quindi grazie dell'affetto e dell'attenzione con cui ci seguirete, e cercheremo di non deludere le aspettative che questa giornata fa nascere. Grazie, e desidero ora passare la parola all'assessora alla cultura e turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, ringraziando anche la Regione Piemonte per tutto il sostegno che ha dato al nostro museo in questi anni. Grazie, buongiorno a tutti. È per me oggi veramente un momento di grande felicità, nel senso che questo progetto che coviamo in pancia da diversi mesi e che appunto
ogni settimana io sfinivo alternativamente Daniela Formento oppure Caroline, appunto per riuscire a arrivare alla fine. E quindi per me è veramente un momento di felicità, perché credo che questa operazione sia un'operazione sotto ogni profilo molto importante, sia per, proprio anche sia culturalmente, sia comunque per accrescere quello che è il prestigio in questo, del Castello di Rivoli. Io però vorrei fare alcuni ringraziamenti sentiti, non di forma. Innanzitutto vorrei ringraziare Daniela Formento, perché abbiamo cominciato un percorso insieme, abbiamo molto lavorato per riprendere i fili di questo museo, che è una perla della nostra città, un punto di riferimento internazionale, e abbiamo, credo, fatto un ottimo lavoro. Per una volta possiamo anche autoincensarci. Ringraziare sicuramente Alberto Tazzetti di aver accettato questo incarico. Vorrei solo brevemente dire che ho scelto e abbiamo condiviso questa scelta con la mia giunta, l'ingegner Tazzetti, perché avendo visto il suo museo che ha messo in piedi ad Usseglio, ho pensato che poche persone amavano così tanto la cultura come l'ingegnere. Quindi invito tutti, tra l'altro, ad andare a vedere questo museo, che è il segno della cura, di cosa è la cura, anche delle piccole cose. Ringrazio Caroline per essere il vulcano che è, e quindi di essere una fucina di idee, di aver fatto una mostra che io giudico bellissima, che da, perdonatemi, anche in questi giorni di polemiche sulle mostre e non mostre, io credo che una mostra come Colori da molto tempo non si vedesse in città. È una mostra pensata, è una mostra dove veramente chi la percorre impara delle cose. Vorrei ricordare che anche questo è il nostro obiettivo. E infine vorrei fare però un ringraziamento, anche qui non di rito, alla mia giunta che ha creduto comunque nel sostenere la cultura in un momento veramente difficilissimo. Noi in questi giorni ci troviamo ad affrontare come sempre un bilancio molto complicato, ma la mia giunta ha deciso di non solo sostenere il Castello di Rivoli, ma addirittura ha deliberato del denaro per come dire, rimettere, per fare della manutenzione straordinaria. Ecco, devo dire che la voglio ringraziare, perché di questi tempi non è cosa facile. Ancora due parole su questa operazione. Credo che appunto sia un'operazione di grande importanza per il castello, intanto perché ne ridà un nuovo splendore, ma come sempre insomma ci diciamo anche con Caroline, e sottolinea Caroline, questo dialogo tra il contemporaneo e il non contemporaneo è un dialogo molto proficuo. Noi l'abbiamo cominciato, tra l'altro, mettendo un museo di arte contemporanea in una reggia sabauda. Questa è una reggia sabauda, ma lo continueremo proprio in questo senso di un dialogo non solo nell'edificio, ma anche nelle opere tra non contemporaneo e contemporaneo. E questo secondo me sarà un unicum per questo castello, per questo museo, che ci permetterà appunto di risottolineare quello che è la centralità del Museo di Rivoli. Concludo dicendo che io in questa centralità ho sempre creduto. Vorrei ricordare che noi naturalmente in questi anni abbiamo dovuto difendere gli investimenti in cultura, sottolineandone ovviamente la caratteristica di promozione del territorio.
Credo che però uno dei valori fondamentali che richiede questo nostro tempo è l'equilibrio, è essere delle persone equilibrate. E quindi noi non possiamo dimenticare che da un lato noi facciamo turismo, ma dall'altro noi facciamo cultura. E questo equilibrio va tenuto, e quindi il Museo di Rivoli, d'arte contemporanea di Rivoli, è un museo che produce cultura, magari non sempre numeri, perché non sempre facciamo delle cose facili, ma è in questo equilibrio tra produrre contenuti e promozione del territorio che sta il nostro lavoro. E io spero che tutti noi vogliamo ricordarlo. E infine smettere, cioè accantonare un po' l'atteggiamento, io dico sempre un po' piagnone, dei torinesi, e vedere che oggi sta capitando qualcosa di molto importante nella nostra città, perché questa è città metropolitana, e nella città di Rivoli. Grazie. Il progetto che celebriamo oggi è voluto dal ragioniere Francesco Federico Cerutti, è un progetto ambizioso che prevede la ristrutturazione e la messa in sicurezza della villa che lo stesso Cerutti aveva fatto costruire a Rivoli, a pochi passi dal castello di Rivoli, per custodire le sue opere, e che diventerà nel gennaio 2019 la sede della collezione Cerutti. Quasi 300 opere scultoree e pittoriche che spaziano dal Medioevo al contemporaneo, a cui si aggiungono quasi 200 libri rari e antichi, legaturie di estrema qualità, fondi oro e più di 300 mobili e arredi, tra i quali tappeti e scrittoi di celebri ebanisti. Un viaggio nella storia dell'arte, dai mobili alle arti antiche, dal Rinascimento all'Ottocento fino alla modernità, per una collezione privata di altissimo pregio, difficilmente paragonabile ad altre in Europa e nel mondo. Capolavori che vanno dalle opere di segno di Bonaventura, di Sassetta, Bernardo Daddi, Pontormo, a quelle di Renoir, Modigliani, Kandinsky, Klee, Boccioni, Balla e Magritte, per arrivare a Bacon, Burri, Warhol, Fontana, De Dominicis e Paolini. Desidero profondamente ringraziare la presidente della Fondazione Francesco Federico Cerutti, la signorina Andreina Cerutti, che ha tanto sostenuto questa iniziativa a favore delle volontà del fratello. Naturalmente la signorina Andreina Cerutti non è una donna giovane e quindi ha deciso di restare in disparte, e ha chiesto oggi che la sua testimonianza venisse letta il dottore Gianluca Ferrero, che invito al podio per leggere. Sono onorata e particolarmente felice di sapervi riuniti a parlare di questa iniziativa del Museo di Rivoli e della Fondazione Francesco Federico Cerutti, che apre al mondo la straordinaria collezione d'arte di mio fratello. Aprire al mondo così come diceva e voleva lui. Il suo museo privato, che è anche un racconto di vita della sua, ma anche di tutta la nostra famiglia, con la sua memoria, le sue ombre, le sue gioie, quasi che gli oggetti, i quadri, le sculture raccolte possano rinviare a immagini familiari dalle quali un giorno ci siamo allontanati, ma che sono rimaste lì sospese, pronte a dischiudersi nel linguaggio esclusivo che è proprio dell'arte e della poesia. La nostra famiglia ha sempre scelto la semplicità, la discrezione, si è sempre sottratta alla tentazione dell'apparire, preferendo la frugalità e la concretezza del lavoro ai rumori del mondo, e da qui nasce verosimilmente il bisogno di mio fratello di cercare nell'arte il luogo dell'interiorità. La nostra famiglia ha avuto momenti difficili che ha sempre superato con sobrietà e con la tenacia del lavoro.
che ci deriva dalle nostre radici liguri piemontesi, e oggi vedere insieme a voi quello che ha fatto mio fratello mi riempie d'orgoglio. È una storia che dà speranza, un viaggio che ci avvicina alla bellezza, che ospita l'immaginazione e lo stupore. È la storia di un fratello straordinario e di una famiglia che ha insegnato a noi figli lo sguardo incantato della contemplazione. Grazie. Grazie. Passo ora la parola all'architetta Luisa Papotti, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino. Grazie Caroline, buongiorno a tutti. È molto bello essere a Rivoli oggi. Rivoli, il castello di Rivoli è abituato noi torinesi, che da molti secoli lo vediamo a chiudere la prospettiva della strada verso la Francia, a molte e continue trasformazioni. Trasformazione nella forma, perché è passato dall'essere un castello medievale turrito a una reggia attraverso un avvicendamento di progetti che hanno visto all'opera i più noti degli architetti di corte, da Vittozzi a Castellamonte, a Garove, soprattutto a Juvarra. Poi è un castello che è bruciato per mano del Catinà in un incendio disastroso, rovinoso, che è stato visto dalla collina di Torino, che ha fatto storia, ma anche un castello che era un luogo talmente amato da essere subito ricostruito per tornare ad essere il teatro di feste, di balli, di nozze reali. Un castello che è stato anche un luogo di segregazione, di prigionia e di morte di un re, poi è stato una caserma e proprio perché era un luogo militare ha conosciuto l'ultimo sfregio, quello delle bombe devastanti, gli spezzoni incendiari del secondo conflitto mondiale. E poi è rinato. È rinato per diventare quello che è adesso, la cornice straordinaria di una grande collezione d'arte contemporanea, è rinato grazie a un lungo restauro, Andrea Bruno è qui in sala. Un restauro che è stato anche il primo dei tanti restauri che sono stati dedicati negli ultimi anni al progetto di recuperare e riaprire al pubblico quella grande corona di palazzi, regge e castelli che circondano Torino, le residenze sabaude. Oggi il Castello di Rivoli ci racconta di essere pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia. Una pagina che intreccia la storia del Castello di Rivoli con quella della Fondazione Cerrutti, una fondazione che, come avete sentito da Caroline, gestisce una collezione importantissima, una collezione privata ricca, di eccellente qualità e molto particolare nella scelta, che dobbiamo appunto al gusto e alle scelte di un collezionista, Francesco Federico Cerrutti, che ha fortemente voluto che alla sua morte la collezione fosse godibile da tutti. In questo si mette in linea con tante altre figure importanti della scena piemontese, figure di collezionisti che con il loro impegno e le loro donazioni hanno costituito quel patrimonio di raccolte museali che oggi arricchisce la nostra città. Potrei fare tantissimi esempi, ce n'è uno che è quasi un omonimo, Marcello Cerrutti, un console di Cipro dell'inizio dell'Ottocento che con la sua donazione ha costituito il primo nucleo di quella collezione cipriota di antichità che oggi è una parte importante delle raccolte dei musei reali. Penso a Riccardo Gualino, una figura più vicina a noi, forse anche più affine, la cui collezione personale è in larga parte oggi nella Galleria Sabauda. Bene, oggi grazie alla collaborazione, alla sinergia di tutti quelli che sono a questo tavolo e di tanti che non ci sono, grazie all'energia della dottoressa Christoph che avete già avuto modo di conoscere, grazie soprattutto all'impegno costante che la Regione Piemonte, l'assessore Parigi in particolare, sta mettendo nel continuare a promuovere in questo momento che giustamente ha definito difficilissimo la crescita culturale del nostro territorio, ecco che nasce un percorso nuovo in cui il destino della collezione e il destino del castello si intrecciano, un percorso secondo me davvero ricco di opportunità, tanto per la collezione che anche per il castello, particolarmente nel ritrovare una relazione con le altre residenze. Le residenze reali sono dei luoghi in cui il compito di manifestare la magnificenza della corte, di manifestare la regalità, era affidato a due cose: alla presenza di collezioni importanti, eclettiche, di antichità, di opere d'arte, di mirabilia in genere, ma anche a straordinarie imprese artistiche che di volta in volta venivano commissionate agli artisti più contemporanei della scena artistica del momento. Quindi in qualche modo questa riunione è una continuità con il passato.
È un percorso significativo a cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha voluto garantire il proprio sostegno con forza, nella convinzione che si tratti di un'opportunità straordinaria per la crescita culturale di questo territorio. Un territorio che sappiamo tutti che negli ultimi anni, direi ormai anche negli ultimi decenni, ha investito moltissimo in risorse e in impegno sul ritrovare, estendere, aprire al pubblico un'offerta culturale concreta. Un territorio che nel fare questo ha trovato un'identità forte. E oggi, in questo momento complesso e difficile, io credo che sia più che mai importante questa identità tenerla viva, rafforzarla, alimentarla e rigenerarla con sempre nuovi percorsi ed energie. E vedrete che nel progetto che vi viene presentato oggi di energie nuove ce n'è davvero tantissime. Grazie. Grazie, soprintendente. Passo ora la parola al dottor Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriali. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Quando il direttore Caroline è venuto a parlarmi di questo progetto sono rimasto veramente colpito, non tanto dalle opere che anche uno scarso conoscitore come me può apprezzarne il valore, ma mi è piaciuto e mi ha incuriosito molto la storia di Francesco Federico Cerutti, questo imprenditore, questa storia di un imprenditore che è riuscito a mettere insieme una grande, insomma, una bella storia di impresa con una passione incredibile e incredibile dell'arte, che come dicevamo oggi, quindi non mi sento tanto diciamo diverso il fatto che non sia così conosciuta, perché è stata sviluppata molto nell'intimità e senza voler ostentare, ma una passione che poi non è per niente egoistica, ma anzi poi si è visto che c'era proprio un volere di trasferire questa cosa, che all'inizio, quando si tengono le cose chiuse nel proprio ambito familiare, sembra diverso. In realtà non era così, e mi interessa proprio l'imprenditore, la storia di questo uomo, questa storia di una impresa familiare di Torino che quindi ha avuto un valore sia di impresa e quindi ha messo insieme sviluppo economico, cultura, arte. Sono cose veramente, e fatte nel modo in cui poi siamo un po' noi qui, Torino, Piemonte. Siamo fatti un po' così, ecco, un po' storie sussurrate, a me piace personalmente. Poi a livello di marketing non è sempre il massimo che Torino sussurri e non comunichi, però dovremmo imparare a farlo di più, però a me piace anche molto così. Ed è un modello nostro, della nostra città, quindi perfettamente la collezione e la storia di Cerutti va insieme alla nostra città, industria, cultura, arte, questo è il nostro DNA. E mi piace molto essere qui a testimoniare anche questa parte che riguarda l'impresa, che è nella storia di Cerutti. E quindi dobbiamo continuare a investire in questo modello, questo è il nostro DNA, questo su cui dobbiamo continuare anche per coloro che magari non vedono questa possibilità. Noi abbiamo grande sviluppo in un modello che Torino e noi anche come Confindustria cerchiamo di valorizzare. C'è un progetto nazionale per portare il modello di Torino, come ha saputo trasformarsi tra industria, cultura, arte e poi attrazione turistica. Questo è un modello unico su cui dobbiamo investire ed essere tutti coscienti, perché è una grande opportunità ed è unica che abbiamo nel mondo, e quindi dobbiamo essere molto orgogliosi. E con questa collezione aggiungiamo un tassello a un complesso di cose che sono veramente uniche, che dobbiamo magari non tanto sussurrare ma urlare un po' di più. Vi ringrazio. Bene, allora ringrazio per questi buoni auguri e per queste introduzioni, e passeremo ora ad una parte più specifica della nostra presentazione questa mattina, con una introduzione che adesso vi leggerò e poi tutti gli interventi specifici alla giornata. Quindi invito gli altri relatori a venire al tavolo e passiamo alla seconda parte. Grazie. A volte succedono dei miracoli. Ciò che celebriamo oggi è uno di quei momenti. Nel 1960
Il Castello di Rivoli è inserito in un programma generale per il restauro dei monumenti più rappresentativi del Piemonte e il progetto è affidato al giovane architetto Andrea Bruno. Nel 1967 iniziano i primi lavori di liberazione dell'atrio Juvariano. Negli stessi anni, un imprenditore torinese della legatoria, ma genovese di origine, di nome Francesco Federico Cerutti, inizia a costruire in Vicolo dei Fiori una villa progettata dall'architetto d'Imperio nello stile provenzale che egli amava, alle spalle della Manica Lunga dove noi oggi ci troviamo. Egli aveva portato il Perfect Binding in Italia, dopo che nel 1957 aveva compiuto un viaggio negli Stati Uniti per studiare nuove tecniche di legatura che si stavano sviluppando oltreoceano, giacché l'azienda paterna, la LIT, Legatoria Industriale Torinese, doveva fornire la legatura degli elenchi del telefono per tutti gli italiani, gigantesca commessa alla radice del suo patrimonio. Nel Castello di Rivoli, dopo varie vicissitudini, nascerà nel 1984 il primo museo d'arte contemporanea in Italia, fiore all'occhiello a livello mondiale nel campo della museologia del contemporaneo. In quella vicina villa, a partire dal 1969 o 70 circa, il ragioniere creerà un suo mondo ideale fatto di dipinti e sculture, mobili, tappeti e libri rari che collocherà secondo piani precisi di allestimento e gusto della perfezione. I primi arredamenti in stile provenzale verranno a poco sostituiti dai mobili barocchi di importanza assoluta. Ci sono dunque eventi che sono accaduti in parallelo in questi due luoghi, così vicini eppure così lontani. Uno, un gigante museo d'arte contemporanea pubblico in una reggia sabauda, casa madre dell'arte povera, fortemente voluta dalla regione Piemonte e ancora di più, mi sembra, dagli artisti stessi, che da poco erano tornati da Documenta 5 a Kassel, non a caso diretto dallo stesso Rudi Fuchs, che fu il primo direttore del nostro museo. E l'altro, una villa dalle dimensioni normali, circa 1000 metri quadri, nella quale a poco arrivavano in sordina e in maniera discreta arredi barocchi e dipinti manieristi e metafisici. I primi custodi della villa Cerutti furono ingaggiati dal 69 e la villa doveva essere una casa per i genitori, che però decisero di non abitarvi a dispiacere del figlio. Il padre Giuseppe, che aveva fondato la Legatoria Industriale Italiana dopo la distruzione di un precedente stabilimento durante la guerra, muore nel 1972, la madre Ines nel 1977. La missione del Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, è quella di promuovere la comprensione della nostra epoca attraverso l'arte e la cultura, coinvolgendo il pubblico locale e internazionale per favorire così la crescita sociale e civile del territorio nel quale opera. Il museo è un'istituzione di raccolta ed esposizione d'opere d'arte e insieme un centro di creatività. La ricerca, l'educazione e lo sviluppo della cultura, soprattutto nel campo dell'arte contemporanea, in una riflessione sul presente che passa attraverso una relazione dinamica con il passato. Nello statuto della fondazione, che si chiamava FC per l'arte, ma che dopo la morte del ragioniere avvenuta nel luglio 2015 doveva diventare l'odierna Fondazione Francesco Federico Cerutti per l'arte, il fondatore premetteva, aperte le virgolette, Francesco Federico Cerutti, che ha connotato la propria vita giustapponendo all'attività di imprenditore l'impegno culturale
realizzare una privata collezione di oggetti d'arte, mobili, arredi, quadri e sculture caratterizzati da valida qualità estetica unita ad ottimale stato di conservazione materiale, di seguito anche collezione Ceruti o collezione, da cui il nome. La collezione Ceruti è pertanto divenuta coerente momento di rappresentazione del gusto artistico di epoche, scuole, culture e tecniche diverse. Alla collezione non sono state poste limitazioni di carattere cronologico o geografico, comprendendo opere d'arte di epoche e provenienza territoriale diversa, purché caratterizzate dal requisito dell'eccellenza, intesa come primaria motivazione di coerenza della raccolta stessa. Aggiunge poi il fondatore la missione, aperta virgolette, la fondazione, priva di fini di lucro, persegue esclusivamente scopi di carattere artistico e culturale. La fondazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare la collezione di oggetti d'arte raccolta dal fondatore, salvaguardando le opere d'arte che la compongono e ne persegue le linee di eccellenza tracciate dal fondatore e richiamate nella premessa. A tal fine la fondazione dovrà conservare l'unitarietà della collezione, evitando lo smembramento della stessa, e b) mantenere la collocazione della collezione nella villa, assicurando adeguata custodia e sorveglianza. C. Rispettare all'interno della villa le scelte espositive attuate dal fondatore e D. assicurare che il pubblico possa visitare la collezione con ragionevole periodicità e frequenza. Il progetto che raccontiamo oggi è l'inizio di un percorso di messa in relazione di questi due luoghi, dalle missioni diverse ma dialoganti e capace di valorizzare entrambi. Dal punto di vista delle collezioni e della storia delle attività, abbiamo condiviso non poco alcuni punti e scelte artistiche. Degli artisti le cui opere sono anche appartenenti alla collezione Ceruti, il Castello di Rivoli ha realizzato mostre di Fontana nel 1986, Gilbert and George 1989 e Burri 1991, Cucchi 1993, Sipario, con opere di Balla, De Chirico, Savigno, Picasso, Paolini e Cucchi nel 1997, di Paolini nuovamente con il Padiglione dell'Aurora nel 1999. Ricordo anche la mostra dedicata a Franz Klein, che quale capocuratore del museo all'epoca sotto l'eccellente direzione di Ida Giannelli organizzai nel 2004 e che mi si racconta il ragioniere visitò con interesse, decidendo quindi di acquisire un lavoro di Klein per la sua collezione. Desidero di nuovo ringraziare, perché quando si fa un progetto lo si fa grazie al contributo e alla buona volontà e alla dedizione di tante persone e di tante istituzioni. Desidero ringraziare la Presidente Andreina Ceruti nuovamente per la dedizione a realizzare il sogno del fratello e l'impegno a favore dell'accordo di collaborazione tra Rivoli e Fondazione. La ringrazio anche per i racconti commossi e vibranti dell'infanzia del fratello ragioniere e della vita nella famiglia genovese di provenienze, a partire dagli echi e dalle memorie di una vita familiare dura. Si evince molto che ci conduce a comprendere l'attività e il carattere futuro del ragioniere. I racconti di una nonna che ricamava corredi a Genova e delle loro visite al cimitero monumentale staglieno, come anche delle ore passate con il fratello a legare libri dopo scuola in cucina in maniera artigianale, gettano luce sulle origini di una vita decisamente sobria, in cui però la perfezione del manufatto contava molto. Ringrazio il dottor Gianluca Ferrero, che in qualità di esecutore testamentario del ragionier Ceruti ha proposto al Castello di Rivoli, pochi mesi dopo il mio arrivo alla direzione, di considerare una relazione con la Fondazione Ceruti per valorizzare e aprire al pubblico la Villa Ceruti, come da volontà del ragioniere. Ringrazio la Presidente uscente Daniela Formento, che ha creduto nel progetto e lo ha seguito all'interno del nostro Consiglio di Amministrazione e presso la Regione
Piemonte. In particolare nel Consiglio di amministrazione ringrazio il consigliere Giulio Bino che assieme all'avvocato Matteo Riscossa hanno seguito il percorso che ci ha portati alla definizione dell'accordo. Ringrazio la Regione Piemonte e in primis l'assessora Antonella Parigi che ha avvallato e sostenuto il progetto. Ringrazio la sovrintendenza e in particolare l'architetta Luisa Papotti che ha accolto con gioia la notizia di questo importante lascito di opere d'arte alla collettività, accrescendo così il patrimonio artistico aperto al pubblico in Piemonte. Ringrazio lo storico dell'arte Salvatore Settis che ha dato parere favorevole a questa iniziativa, giacché ebbe lui l'esperienza di dirigere il Getty Research Institute e vedere quindi l'interessante collegamento tra il museo Getty in cima alla collina e la villa Getty a valle a Santa Monica. Ringrazio il personale tutto del Castello di Rivoli, in primis il capo curatore Marcella Beccaria e la responsabile delle collezioni Chiara Bertola, ma anche i giovani che si avvicinano al progetto della collezione Cerutti solo ora, quali la storica Cristina Cornero, la registrar Isabella D'Agostino e lo storico dell'arte e archivista Pietro Regolo. Un particolare ringraziamento va a tutte quelle persone del mondo dell'arte a cui apparteneva il ragionier Cerutti e con il quale egli condivideva la sua passione per l'arte e il collezionismo. In particolare ringrazio la signora Annalisa Polesello Ferrari e il dottor Umberto Alemandi, entrambi qui presenti. La signora Ferrari ha condiviso con generosità e spirito di dedizione il progetto del ragioniere. Le sue vaste conoscenze attorno alla storia della collezione e alla provenienza di molte opere acquistate dopo il suo incontro con il ragioniere nei primi anni Ottanta. Ringrazio tutti coloro con i quali abbiamo potuto intrattenere interviste di storia orale in qualità di colleghi di lavoro nell'ambito industriale o di amicizia personale, tra i quali l'avvocato Paolo Emilio Ferreri, oppure di expertise nel campo artistico, i quali, come l'editore Umberto Alemandi o il gallerista Massimo Di Carlo, hanno potuto contribuire a gettare luce su questo grande collezionista attraverso un percorso di interviste di storia orale appena iniziato. Pur non potendo conversare del ragioniere con storici dell'arte eminenti quali Maurizio Fagiolo dell'Arco o galleristi quali Mario Tazzoli o Claudia Gianferrari o antiquari quali Accorsi, che non sono più tra noi, ringrazio d'anticipo tutti coloro che ci potranno fornire ulteriori notizie sulla ricostruzione dell'attività collezionistica e artistica del ragioniere, da chi lo aiutava negli acquisti importanti in cui non voleva mai apparire per spirito di riservatezza, quali gli antiquari Giovanni Sarti e Carlo Orsi, oppure la responsabile di Sotheby's per l'Italia, Laura Russo, fino al critico d'arte Marco Vallora, che scrisse un bell'articolo omaggio al ragioniere sul quotidiano La Stampa in occasione o al momento della sua scomparsa, e molti altri ancora. Ancora due parole. Il ragioniere raccontava che il primo lavoro acquistato per la sua collezione fosse uno squisito piccolo lavoro su carta senza titolo, bravi lassù, di Vasily Kandinsky, eseguito nel 1918. Il piccolo quadro, originariamente della proprietà del pittore Ludwig Baer, che viaggiava durante il periodo della Prima Guerra Mondiale tra la Germania e la Russia, dove si era rifugiato Kandinsky a partire dal 1916, lasciando Monaco di Baviera, fu esposto a New York nel 1969 e poi lo si ritrova nella mostra del Blaue Reiter alla GAM di Torino nel 1971. È probabile che l'abbia quindi acquistato attorno al 70, forse da una galleria europea. L'ultimo lavoro acquistato sarà Jeune Fille aux Roses, del 1897, di Pierre-Auguste Renoir, dipinto originariamente trattato dal grande mercante d'arte Ambroise Vollard, acquistato all'asta di Sotheby's del 23 giugno 2014.
Tra questi due momenti vi sono centinaia di acquisti importanti, dal ritratto di uomo del Pontormo a una tavola del Sassetta, dai disastri della guerra di Goya fino a importanti opere di Francis Bacon, Casorati e Modigliani, per non parlare dei libri rari e legature fini di Paul Bonnet, Pierre-Lucien Martin e Pierre Legrand. Nel seguire le volontà testamentarie del collezionista e quindi perseguendo i fini specifici e la missione della Fondazione Francesco Federico Ceruti per l'arte, stiamo anche cogliendo una grande opportunità di trasformazione del nostro museo di Rivoli. Stiamo trasformando ciò che è un museo d'arte contemporanea, ipotizzando un nuovo modello che ne trasformi il paradigma. Invece di essere un museo d'arte enciclopedico o di arte enciclopedica, un museo enciclopedico di arte del passato che aggiunge oggi un dipartimento di arte contemporanea, come sta succedendo proprio in questi anni ultimissimamente come ultimo trend nella museologia al Metropolitan Museum di New York, al Louvre di Parigi o all'Hermitage di San Pietroburgo, in una corsa loro verso l'attualità, noi stiamo facendo l'opposto. Stiamo guardando all'arte del passato da una prospettiva contemporanea, trasformando il concetto di contemporaneo nel concetto di contemporaneità. Creiamo un modello di museo in cui gli artisti, il pubblico, potranno relazionarsi da vicino attraverso l'intimità di un rapporto quotidiano che si potrà esperire nella villa, tale che si possa trovare solo nel presente tutto ciò che ci precede. Si tratta di un tempo non solo circolare, quale lo descriveva il filosofo Friedrich Nietzsche, che tanto amava Torino, bensì di un tempo piegato e di un continuum spazio-temporale vibrante e molteplice, in continua trasformazione, in cui elementi apparentemente molto distanti nella geografia e nella storia si toccano improvvisamente come le parti di un grande foglio che si ripiega per legarsi in un libro perfetto, creando cortocircuiti spazio-temporali capaci di generare nuova creatività, nuova cultura. Si tratta di indagare quel rapporto rassicurante con la nostra esistenza terrena che offre l'arte e che vogliamo offrire e creare anche con il pubblico che ci seguirà. Si apre al pubblico il 2 gennaio 2019. Grazie. Informazione di servizio. Purtroppo mi duole dover condividere con voi il fatto che lo storico dell'arte Salvatore Settis ha subito un grave lutto in famiglia e quindi non sarà con noi oggi. Ha mandato questa nota che ora vi leggo. La scena artistica e culturale di Torino, già tra le primissime d'Italia, si arricchisce di un nuovo episodio del più grande rilievo, grazie alla confluenza della collezione di Francesco Federico Ceruti, che sarà conservata nella sua villa nel Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. La collezione Ceruti, notevole per qualità e numero delle opere, lo è anche perché riflette il gusto di un collezionista appartato e severo. Le opere che egli ha raccolto appartengono a un vasto arco cronologico, ma si legano l'una all'altra secondo un filo sottilmente narrativo che indirettamente rispecchia la vicenda biografica e le inclinazioni culturali di Francesco Federico Ceruti. La rivelazione al pubblico di questa raccolta, sconosciuta e più nella sua estensione e nella sua qualità, è un traguardo imminente e importante per Torino e non solo, innestandosi sulle collezioni e le attività espositive del Castello di Rivoli, la collezione Ceruti vi aggiunge una nuova dimensione che potrà agire come un moltiplicatore delle sue già notevolissime potenzialità. E ringrazio il professor Settis per la sua nota. Passerei dunque la parola alla storica Cristina Acornero, che segue con noi e la Fondazione l'iter delle interviste di storia orale. Prego.
Ecco. Grazie. La vicenda imprenditoriale di Francesco Federico Cerruti ha come sfondo la parabola della Torino industriale che inizia a partire dagli anni del miracolo economico in cui si consolida l'immagine della città One Company Town, espressione forse un po' eccessiva, e che si chiude tra gli anni 80 e 90 quando prende avvio la cosiddetta fase post-fordista coincidente con la deindustrializzazione del territorio urbano. Capitale industriale della nazione tra gli anni 50 e 60, epoca in cui il mercato si espande maggiormente sia per la domanda interna sia per le esportazioni, Torino subisce trasformazioni radicali durante il passaggio dall'internazionalizzazione alla globalizzazione, una transizione segnata prima dalla crisi petrolifera del 1973 e in seguito dall'avvio delle politiche neoliberiste e dall'introduzione della tecnologia informatica negli anni Ottanta. Come ben noto, queste fratture di natura economica, tecnologica e politica hanno inciso profondamente sulla fisionomia e sull'identità di Torino, determinando la fine della cosiddetta città fabbrica. Questa suggestiva storia industriale torinese della seconda metà del Novecento la si deve a protagonisti molto attivi sulla scena locale, nazionale e internazionale che appartengono a due mondi imprenditoriali che Giuseppe Berta sottolinea come due mondi che convivevano a fianco senza mai incontrarsi. Da un lato la grande impresa come la Fiat, agganciata al ciclo internazionale dell'organizzazione del lavoro fordista e di produzione di massa. Dall'altro il capitalismo familiare, fondato sull'esaltazione del lavoro e del risparmio, e rappresentato dalla piccola media impresa, che costituisce il tessuto principale dell'industria manifatturiera torinese. All'interno di questo contesto variegato e complesso si inserisce la figura e l'attività di Francesco Federico Cerruti. In questa prima fase di studio relativo alla ricostruzione della sua biografia, che si basa per ora su fonti orali, emergono due linee interpretative che collegano la sua operosità e i suoi interessi a due tradizioni ben radicate nella città e nella regione. Il primo interrogativo cui si è tentato di rispondere concerne a quale tipologia di imprenditore gli appartenga, la dinastia o la famiglia imprenditoriale, l'imprenditore innovatore schumpeteriano o il manager imprenditore oppure l'imprenditore che sa cogliere le opportunità di business. Attraverso i racconti di chi l'ha conosciuto si è iniziato a tratteggiare un profilo dell'uomo di industria in modo da poter inquadrare la sua dinamicità e intraprendenza. Dopo la sua nascita, avvenuta a Genova nel 1922, il padre Giuseppe, di modeste condizioni economiche, dipendente di una legatoria, si trasferisce a Torino per conto della ditta genovese interessata ad aprire una succursale, ma nel giro di poco tempo avvia un'attività di legatoria in proprio a conduzione familiare in cui anche i fratelli Cerruti in età scolare sono coinvolti direttamente. L'ambiente familiare, austero e con una grande devozione al lavoro e una educazione rigida, influiscono molto sulla formazione e sul carattere di Francesco Federico, che nel corso della sua esistenza mantiene sempre uno stile di vita molto sobrio, dai tratti molto intransigenti. Diplomatosi in ragioneria nel 1940 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Germano Sommelier, Francesco Federico entra subito a lavorare nella ditta paterna, seguito l'anno successivo dalla sorella Andreina. Il periodo bellico segna profondamente la vita della famiglia Cerruti. Tra i molti disagi patiti si devono ricordare i bombardamenti del luglio 43 che distruggono completamente l'azienda allora ubicata in Corso San Maurizio. La rinascita della ditta avviene nell'immediato dopoguerra e la legatoria industriale torinese, la LIT, così denominata all'atto di iscrizione presso la Camera di Commercio nel 1954, si avvia a diventare ben presto un'impresa leader nel suo settore. Intorno alla metà degli anni 50, infatti, dopo un viaggio negli Stati Uniti, il ragioniere rivoluziona l'azienda attraverso un processo di industrializzazione della produzione.
trasforma la piccola attività familiare in una vera industria della legatoria, con l'introduzione di un macchinario americano, la Perfect Binding, una tecnica che permette la rilegatura senza cucitura e che porta la LIT ai massimi livelli di produzione in seguito alla quantità di commesse inerenti alle rilegature di libri d'arte, ma soprattutto alle guide telefoniche italiane, appalto che detiene per lungo tempo. La dedizione alla sua attività legatoria si rivela anche nella scelta di vivere in un appartamento sistemato nella stessa area della fabbrica, sito in una zona periferica della città in via Bellardi. All'etica del lavoro, dunque, basato sulla serietà e sul rigore, atteggiamento tipico del capitalismo familiare, il ragioniere affianca grandi capacità organizzative e spirito innovatore. Questo suo profilo, pertanto, si colloca in quella tradizione piemontese di imprenditori innovatori che ha esponenti di spicco, come ad esempio Olivetti o Ferrero, ma che ha anche numerosi rappresentanti meno noti, ma capaci di grandi visioni innovatrici, come lo stesso Francesco Federico. Nella percezione di coloro che hanno lavorato con lui e che lo hanno conosciuto, emergono qualità dell'uomo d'affari come l'affidabilità e l'etica imprenditoriale. Vi è poi un secondo elemento che caratterizza il suo profilo biografico e che lo inserisce in un milieu particolarmente presente nell'area torinese, ossia il grande collezionismo d'arte in relazione al mondo imprenditoriale. Tra le personalità più in vista vale la pena ricordare alcuni esempi dalle storie differenti, ma che si inseriscono a pieno titolo in questa tradizione di cultori d'arte torinesi nel corso del Novecento: Riccardo Gualino, la famiglia Agnelli e infine Marco Rivetti. L'intreccio arte e impresa, dunque, andrebbe studiato e indagato attentamente, non solo per i risvolti legati alla ricerca di canali di investimento della business community, ma per la vocazione al bello e alla cultura tout court di un certo mondo imprenditoriale torinese. E sicuramente in questo contesto la vicenda di Francesco Federico si rivela un modello da approfondire e analizzare. Oltre alla passione per il bello e alle capacità visionarie del capitano d'industria, esiste un terzo elemento, quello del dono, che lo collega a quella tipologia di imprenditori del Novecento impegnata anche sul fronte della filantropia. Merita infatti rammentare il suo impegno in attività di beneficenza, sempre nel suo stile rigoroso, appartato e lontano dai riflettori. L'idea stessa di concepire una fondazione come lascito della sua collezione di capolavori destinato al pubblico testimonia il suo spirito altruista. La Villa di Rivoli, concepita da lui alla fine degli anni Sessanta e aperta due volte all'anno a una ristretta cerchia di amici per la visita al suo patrimonio d'arte in esso ospitato, rappresenta non solo un'eredità per l'intera comunità, ma anche la realizzazione di un ideale di arte e cultura. Dopo una lunga malattia, il ragioniere muore a Torino il 15 luglio 2015. Grazie. È mio grande piacere e onore adesso passare la parola all'avvocato e amico del ragioniere Paolo Emilio Ferreri. Sulla vita del nostro amico hanno già parlato tutti, precisando date precise, non saprei proprio cosa aggiungere, se non quelli che sono i miei rapporti personali con FF, per io l'ho sempre chiamato Francesco FF, perché era Francesco Federico Cerutti, ma nei nostri rapporti era FF. Io l'avevo conosciuto intorno al quinquennio del 60. Non era sicuramente ancora appassionato all'arte, non era però intensamente legato al lavoro che lo faceva e lo occupava sempre. Per quanto mi risulta non aveva neppure altri amici oltre me, né maschi né femmine. Era un solitario, direi che è un equivalente di un Don Bosco dedicato alla
nell'arte. In quel momento, a un certo momento, mi fece vedere un quadro dicendo che era un Picasso. Ecco, da quel momento incominciò la visione dei quadri che lui andava via via acquistando e che raramente faceva vedere a qualcuno, se non proprio a persone strettamente amiche di cui avesse completa sicurezza. A un certo punto, accelero il discorso integrando quel che è stato detto con cose banali, a un certo punto mi disse che voleva costruire una villa sulla cresta lì dopo questo palazzo qua del Castello di Rivoli, dove lui aveva già il terreno. E a me era apparsa una cosa assurda la scelta del posto. Ho detto, ma mi pare che sia un posto difficile da accedere poi. Ah, ma è una villa per me, io voglio poi lì morire tranquillo. Si rivolse a un architetto che credo, non vorrei sbagliare, era... D'Imperio. Scusi? D'Imperio. Sì, D'Imperio, che era allora il presidente dell'Ordine dei architetti a Torino, che non so perché fece un progetto di una casa provenzale. Dall'esterno, quando vedi questo progetto, dico, ma tu sei matto se fai una cosa così? Non ha nessun senso col panorama, eccetera. Ma lui credo che fosse stato avvinto dal discorso di D'Imperio e fece questa casa provenzale assolutamente inadatta al luogo. Poi andai a vedere questa casa, mi invitò ad andare a vedere questa casa e cominciai a vedere, ma guarda che... Arrivato alla torretta gli chiesi, ma scusa, vuoi metterci una mitragliatrice per difendere i quadri? Perché l'accesso, chi di voi è già andato lo sa, l'accesso a questa torretta è una scala tortile, difficile da salire, per me poi adesso impossibile, che sfocia in un'unica cameretta abbastanza grande, dove c'è un letto, e mi disse che lì sarebbe stata la sua camera da letto. In effetti mi disse poi parecchi anni dopo che aveva dormito un'unica notte, ma non ero neppure riuscito a dormire perché questa camera era adornata da quadri stupendi. La cameretta c'è ed è lì. Cominciò a parlare di destinazione del suo patrimonio artistico. Aveva nel frattempo raccolto patrimonialmente, era diventato un patrimonio disponibile, quindi poteva acquistare quelle cose che prima non erano avvicinabili. Non ho mai capito se c'era una conduzione nella scelta dei quadri che acquistava. Ho l'impressione che si lasciasse condurre dal naso, dal buon gusto, questo quadro mi piace, perché ci sono molti salti in questa collezione, non c'è una costruzione, una logica, una preferenza per determinati quadri. Gli dissi anche che lui mi aveva accennato che voleva fare di questa villa un luogo di esposizioni di queste bellezze, di questi magnifici acquisti che aveva fatto, e io gli dissi, ma scusa, se esponi qua queste, non è un posto da esposizione, perché non c'è una divisione fra pubblico e le cose esposte. Lo stesso problema io l'ho avuto con Accorsi, che voleva a tutti i costi lasciare tutto come aveva fatto lui in Villa Paola sopra Moncaglieri. Non riuscivo a convincerlo, ho detto, bene, come la torre, venga con me, facciamo il giro. Quando abbiamo fatto il giro abbiamo visto che tutti gli oggetti sarebbero stati accessibili da parte dei visitatori, quindi rinunciò poi a fare questo. Invece Francesco Federico rimase fedele alle sue decisioni. Vediamo. Io ero anche l'avvocato di Francesco Federico Ferruccelluti, anche se per la verità non è che fosse particolarmente litigioso,
Tengo a precisare che io non ho mai accettato compensi di nessuna natura, se, nessuna forma. Ho poi ricevuto, dopo che Ceruti era assistito dalla signora Ferrari, ho poi ricevuto a Natale delle bottiglie di Don Perignon, ma io prima non avevo mai ricevuto niente, non ho mai chiesto niente, bastandomi questa magnifica amicizia. Di tanto in tanto mangiavamo anche nella villa, in quel c'è una cucinetta e di fianco una camera da pranzo che, bellissima. C'era la custode della villa che ci faceva mangiare in quella cucinetta e noi due soli mangiavamo. E quello consolidava queste confessioni reciproche. E devo dire che fin quando la sua azienda lo impegnò fortemente, perché a un certo punto volle impiantare mi pare 15 linee di cucitrici senza filo, che erano poi le guide del telefono e che si ripetevano per tutto l'anno, 365 giorni all'anno, e a questo punto aveva una disponibilità economica corrispondente, ed è stato quello il periodo della sua maggior felicità, insomma, quello concorreva agli acquisti appena ne vedeva uno. Per dare un esempio, un giorno col desiderio che nessuno venisse a sapere che lui aveva acquistato questo o quest'altro, che risalissero in qualche modo alla sua persona, mi ha telefonato e mi ha detto: vorrei comprare un Boccioni. E lo compro. Dice: ma è un prezzo enorme. Se c'hai i soldi, ti piace? Dice: no, ho paura che lo posso comprare a tuo nome. Dico: compralo a mio nome, mi riporta. E così capitano, il Boccioni c'è ancora. Certo. Quindi certo. Non me lo so. L'antigrazioso, sì. E poi a un tratto questo rapporto che gli dava una larga disponibilità è cessato per causa che le guide non sono state più stampate, che la crisi è sopravvenuta, ha eliminato prima queste linee che aveva istituito fuori Torino, a Rivoli, poi poco per volta anche la via Bellardi venne chiusa. E tempo per la sua reazione esaurito, me lo dica ad alta voce. E allora di quel momento in là molto depresso, e un po' con l'età. Lui era del primo di gennaio del 1922, io ero del 5 dicembre 23 e la sorella era del febbraio 24. Ora, alla nostra età non è che uno sia proprio lucido, tant'è che si deve far richiamare per smettere di dire stupidaggini. E comunque in quel periodo lì veramente venne difficile assisterlo e seguirlo, perché telefonava improvvisamente: vieni, ho bisogno di te. Andavo là, non mi diceva niente. Chi l'ha sopportato in tutto questo periodo è stata quella collaboratrice, la Ferrari, che era difficile da sopportare in quel momento, perché non ragionava, insomma, aveva momenti di lucidità estrema e altri no, tanto che la banca a un certo punto mi telefona dicendo: ma le firme sono sue? Dico: no, c'è una amica mia, no? Se non siete sicuri, portate gli assegni a firmare a lui, così vedete chi lo fa. Comunque si concluse poi così tristemente, molto solo, molto, direi, la sorella con cui aveva un affetto straordinario, un legame che non è mai terminato, anche se era in qualche momento in collisione di vedute e con anche litigi clamorosi. Tranne quello, io non ho mai saputo che avesse altri affetti, altre compagnie e altre persone, e che tutto si riversasse sulla signora Ferrari, che in quel tempo disponeva di tutto, cercava di contenere queste
ire improvvise di Francesco Federico. Scusate, chiudo perché con questa immagine triste, ma è un po' un'immagine che si può fare di ogni vecchio. Avendo io 94 anni, posso dire che lo stato di salute mentale è quello che ho manifestato oggi parlando con voi. Grazie.